A Palermo ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, commercianti di serie A e commercianti di serie B, quelli che vivono nelle isole pedonali e quelli che vivono in corso Alberto Amedeo. Questa strada è stata sacrificata dall'amministrazione comunale per realizzare le isole pedonali. Qui i livelli di smog sono altissimi e la crisi si fa sentire più di ogni altra parte della città. Residenti e commercianti da mesi vivono nello smog e nel caos, subiscono l'intenso traffico che soprattutto nelle ore di punta rendono impossibile il transito fino a Piazza Indipendenza. Tutti i commercianti stiamo chiudendo per questo motivo, in primis lo smog, perché ovviamente c'è il mangiare, ovviamente anche i bambini che passano e quindi è un problema. Do un appello a chi di competenza di sistemare questa situazione sperando che si crea qualcosa, perché Palermo è bellissima la città, ci rende padroni, però non lo siamo in secondo tempo. Ogni volta c'è un traffico e non si può camminare, non si può respirare, la prima base principale non si può respirare. Controllano da tutte le parti, dal centro, lo smog, cose, che ha nessuno che controlla lo smog. Non possiamo respirare. Noi siamo artigiani e lavoriamo con le persone che passano, non si possono fermare. Guarda il bar che è fallito, le botteghe che erano tutte aperte ora sono tutte chiuse. Questo. Molte persone, molti clienti non vengono più perché non si possono più posteggiare, perché c'è molto traffico, c'è molto smog e poi perché non è più il Corso Alberto Amedeo di una volta. È un periodo molto, per noi molto duro, cioè non si riesce più a vendere e avere persone che entrano qua in negozio. Da quanto tempo lavorava qui lei? Ma io che sono qua da 40 anni, ma non è più il Corso Alberto Amedeo di una volta, ora addirittura c'è anche il bar dell'antiquariato che è fallito. L'unica risorsa era magari lui, che magari ci poteva far avvicinare a qualcuno qua, ma ora anche lui è morto pure. Colpa del traffico, colpa di cosa? Allora, colpa del traffico. Poi appena uno si posteggia vengono subito i vigili urbani e fanno subito le multe. Cioè non si può anche nemmeno uno 5 minuti posteggiare, abbiamo già problemi, le persone se ne vanno. O con il traffico le persone arrivano all'angolo dove c'è la cornetteria e se ne vanno, che non vengono più qua. Che andiamo a fare in Corso Alberto Amedeo? Corso Alberto Amedeo prima era stracolmo di commercianti. Se lei guarda ci sono 4 commercianti e poi tutto il resto tutto chiuso, non c'è più nessuno. C'è troppo traffico, ora con questa strada che hanno fatto anche a sale e scendi, ora le macchine purtroppo non si possono posteggiare, perché se posteggiano passano i vigili e fanno il barbaro. Perciò. E che cosa chiedete all'amministrazione? Di fare un poco di traffico in meno, perché così non va bene. C'è troppo confusione, soprattutto dall'1 alle 3 e dalle 6 dopo alle 8 proprio qui non si può camminare, perché escono anche i bambini dalle scuole e c'è molta confusione. Cosa dicono i secondi? Si lamentano tutti, vogliono mettere una centralina per lo smog, perché non si può respirare più, questo è il discorso. C'è un problema di inquinamento? Inquinamento, esattamente, sì. È impossibile, perché una volta che ci mettiamo qua non si può respirare, nemmeno davanti alla porta si può respirare, che la sera qua si riempie tutto. La sera e anche la mattina a certe volte. Secondo lei come si risolve questa? Non lo so come si risolve, bisogna vedere questo traffico dove deve smaltire, perché se non si smaltisce il traffico qua è impossibile vivere. Io abito a primo piano ed è insostenibile, non posso più aprire, diciamo, perché lei vede adesso la strada calma, ma quando ci sono i scioperi a Piazza Indipendenza non se ne può più veramente. Ma lei anche in casa vede pulviscolo, aumento di già polveri. Quello c'era a prescindere, ora diciamo che è un poco raddoppiato. Non so se magari mettendo un lenzuolo di lega ambiente, secondo me in una settimana diventa nero proprio. E non l'hanno fatto ancora, non ci hanno pensato. No, perché non gli conviene farlo, perché non potrebbero risolvere la situazione. Qual è la strada, diciamo, che può risolvere questa situazione? Aprendo di nuovo Porta Nuova, ma dato che l'hanno ritenuta patrimonio dell'UNESCO, noi siamo contenti di essere, diciamo, ai confini del patrimonio dell'UNESCO, ma dovrebbero aprire dall'altra parte della via Imera, che c'è la metropolitana bloccata, perché non aprono un largo lì per poter svincolare le macchine? Glielo dico all'assessore Catania, grazie.